Non è un mistero, direi, che la Nintendo Switch sia stata un gran successo e nonostante molti, tra cui io, avessero qualche dubbio, all'inizio si è rivelato dal punto di vista di Nintendo una tattica molto vincente. Hanno venduto davvero tantissime copie di questa console ed effettivamente sono moltissime le persone che è da tempo che si divertono con questa console, che è di gran lunga la più aperta che Nintendo abbia mai fatto. Perciò, quando vi annuncio notizie come questa, cioè come quelle che stiamo per leggere adesso, beh, è sostanzialmente una conferma di quello che già sappiamo, però è anche l'occasione per parlare un pochettino del mondo videoludico in generale, soprattutto con un occhio alla next gen, ovvero, ragazzi, Nintendo Switch dà record e supera le vendite globali del leggendario NES. Ok? Questa è una gran bella cosa, perché il report trimestrale della grande N fissa infatti a 68,30 milioni le Switch distribuite globalmente a fronte delle 61,91 milioni di Nintendo Entertainment System piazzate sul mercato dagli anni 80 ad oggi. Eh sì. Certo, è ancora lontano il traguardo di Nintendo Wii, di 101 milioni, però comunque si tratta di un ottimo risultato, direi. Ecco, ora bisogna dire un paio di cose, tanto per cominciare. È vero che la Nintendo Switch è un enorme successo, però il mercato videoludico è anche molto cambiato, ovvero si è enormemente allargato. Non è assolutamente come una volta, le persone che videogiocano al giorno d'oggi sono davvero tante, tante, tante di più di quanto non lo fossero negli anni 90, diciamo, anche nei primi del 2000, se vogliamo. Quindi comparare i dati di vendita di console così vecchie come il NES originale con le vendite della Switch è ovviamente una cosa che va fatta fino a un certo punto, perché il mondo videoludico è completamente diverso, sono proprio, anche dal punto di vista strettamente numerico, di più le persone che giocano. Il mondo videoludico si è allargato da morire ed è uno dei mercati più grandi del mondo e, per chi non lo sapesse, io tendo a ricordare sempre che ha superato già da un po' il mercato cinematografico come quantità di soldi messi sul piatto, diciamo, come quantità di soldi che girano. Quindi è evidente che, insomma, non si può davvero comparare. Detto questo, come mai Nintendo Switch ha avuto questo exploit, questa quantità di vendite e tuttora, ed è questa la cosa interessante di cui vi vorrei parlare, registra parecchie vendite anche in un momento in cui arriva la next gen, no? PS5, Xbox Series X, sono vicinissime, ragazzi, tra pochi giorni usciranno, quindi uno potrebbe pensare, ok, ma se ci sono queste console sul mercato, è vero che costano di più, ma se ci sono queste che sono enormemente più potenti e danno veramente una paga terribile dal punto di vista hardware alla Nintendo Switch, che era inferiore già dall'inizio, ma com'è possibile che venda così tanto la Switch? Il motivo è, ragazzi, banalmente, i giochi, la piattaforma. E questo ci deve far riflettere su una cosa di cui vi ho parlato tante volte, ma ogni tanto è meglio ricordarla questa cosa qui. Sono in realtà i giochi a fare la differenza, da un certo punto di vista, ma poi alla fine è l'esperienza in generale del videogiocatore. Per chiarirci, uno potrebbe divertirsi in tantissimi modi diversi e ci sono persone che tuttora giocano costantemente a giochi piuttosto vecchiotti, ok? E si divertono tantissimo con quelli, senza bisogno di inseguire, nonostante tutto, le nuove uscite, ok? Sto facendo un discorso estremo, ma credo che sappiate dove voglio arrivare. Quindi è una questione di abitudine, è una questione di comportamento dei giocatori ed è una questione di quante cose puoi fare con una determinata cosa e quanto queste cose che stai facendo hanno un influsso su di te, su quanto effettivamente ti diverti con una piattaforma. Perciò non è veramente importante se quella piattaforma è sostanzialmente un tablet potenziato, perché è quello che è la Switch, ma i giochi che puoi trovare lì sopra, il divertimento che ti dà, è slegato dalle performance hardware in senso stretto. Ed è questa una cosa che, durante un periodo in cui spesso si fa una sorta di guerra di caratteristiche tecniche, come si fa spesso il confronto tra PS5 e Xbox Series X, no? Ah, questo è un pochettino meglio perché ci sono più teraflops di qua, oh mio Dio, ma questo SSD è un pochettino più veloce, ah, guardate che ci sono tutte queste altre cose qui in questa console che ti permette di fare questa cosa piuttosto che un'altra. Alla fine, ragazzi, tutto sta nell'esperienza del videogiocatore. Se io mi diverto tantissimo con una cosa nello specifico e intendo continuare così, tutto sommato, se quella qua davanti
È un tablet, è un fottuto tablet potenziato, ma mi dà quello che cerco. Mi diverto tantissimo con i giochi che Nintendo mi offre. E tra parentesi sono anche molti di più di quanto erano una volta. Adesso Nintendo è sempre stata una casa molto chiusa dal punto di vista della quantità di titoli a disposizione sulle sue console, ma con la Switch si è decisamente aperta. Molti titoli multipiattaforma escono anche sulla Switch con una certa frequenza, e su questa console tanti altri titoli usciti precedentemente su PlayStation, su Xbox, su PC, adesso trovano un'edizione anche per Switch. Quindi ragazzi, è un competitor vero, ed è un competitor nonostante tutto. E il fatto che sia un tablet, praticamente, non è poi così importante se c'è dentro qualcosa che veramente mi diverte. E questo deve assolutamente far riflettere chi magari sta cercando sempre di appellarsi a una superiorità tecnica di questo, quell'altro. Attenzione, va benissimo, nel senso, se uno ha dei gusti in particolare che vanno soddisfatti con delle potenti caratteristiche tecniche, tradotto, gli piacciono i giochi graficati, beh, va benissimo questo, ma non tutti sono così. Tantissimi giocatori preferiscono semplicemente giocare a quello che gli piace in maniera molto più istintiva e non si fermano a fare troppi calcoli. Quindi ho voluto usare questa notizia, che potrebbe essere soltanto di cronaca, come un piccolo punto di riflessione, per carità, già trattato su questo canale. Chi mi segue da un po' già sa come la penso, ovviamente, però io credo che sia una buona occasione, no? Marzo 2017, appena apparso sullo schermo, eppure la Switch sta andando molto bene. Quindi, ragazzi, questo era quello che volevo dirvi. Cosa ne pensate voi? Pensate che in effetti sia una questione molto più istintiva per un giocatore? Qual è il vostro approccio quando volete un certo titolo? Che tipo di calcoli fate? Quali sono i vostri calcoli per acquisire una console? E fatemi un pochettino sapere, perché secondo me è anche interessante parlarne di questo. Va bene? Questo è tutto, ragazzi, per questo video. Grazie mille di averlo visto. Come sempre io vi ricordo che potete seguirmi un po' ovunque, nei vari social, eccetera, e dato che ci siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community, come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, anche il link alla playlist con tutti i video di queste mini news. D'accordo, ragazzi? A presto! Thank you.